Ti voglio bene, sorella mia. Se ti piacciono gli emigrati, pagali di tasca tua. Pagali di tasca tua. E gli umbri hanno già pagato, mi sembra. Vi voglio dire grazie, vi voglio dire che siamo qui non per le inchieste, non facciamo i giudici, non facciamo gli avvocati, non facciamo i magistrati, semplicemente noi siamo a casa. Questa è casa degli umbri e casa degli italiani, se voi vi sentite... I giudici faranno le loro indagini, l'Umbria merita un'amministrazione diversa perché da decenni la sinistra sta massacrando questa splendida terra e io penso che il prossimo governatore dell'Umbria sia oggi su questo palco. Chi governerà l'Umbria nei prossimi anni è su questo palco. Non vogliamo fare nomi e cognomi, Donatella vieni qua. Bravo! Non vogliamo fare nomi e cognomi. Però è uscita settimana scorsa la graduatoria dei governatori più amati d'Italia e guarda caso i tre governatori più amati d'Italia sono i tre governatori della Lega del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e della Lombardia. Io spero che il prossimo governatore più amato sia il governatore della Lega dell'Umbria, perché questa terra si merita di più e si merita di meglio. Una sanità con liste d'attesa normali, una sanità che sia a disposizione degli umbri. Silenzio! Silenzio, silenzio. A me fanno enorme simpatia quelli che nel 2019 cercano i fascisti che non ci sono, cercano i razzisti che non ci sono, cercano gli alieni, i nazisti, gli squadristi, i sessisti, i populisti. Fascismo e comunismo non torneranno. Ma finché sono ministro dell'interno, in Italia si entra se si ha il permesso di entrare. Bravo! Altrimenti a casa, altrimenti a casa, a casa. I porti sono e rimangono chiusi. I porti italiani sono e rimangono chiusi. Anche perché il risultato di cui vado più orgoglioso è che grazie alla politica della Lega di questo governo si sono dimezzati i morti nel mar Mediterraneo. Bravo! Perché quelli che dicevano avanti tutti, c'è posto per tutti, hanno trasformato il mar Mediterraneo in un cimitero a cielo aperto. Capisco il nervosismo di qualcuno che grazie all'immigrazione clandestina guadagnava milioni e milioni di euro. È finita la pacchia. Avete finito di mangiare a sbafo, avete finito di campare alle spalle del prossimo. Regione Umbria è una terra bellissima che merita un sistema di trasporti che permetta di arrivare in Umbria. La prossima regione dovrà investire in strade, autostrade, ferrovie. È una delle regioni più belle non d'Italia ma del mondo. Ma se per incapacità di chi l'ha governata in Umbria non ci arrivi, mi aspetto che... Avete rotto le palle. La mamma e il papà lo sanno che hanno dei figli maleducati? Dai amici miei, dai. Però io li adoro. Io li adoro. Ma va bene così, io adoro le minoranze, io difendo i comunisti come specie in via di estinzione, vanno tutelati,
va tutelato l'orso bruno, vanno tutelati i panda e vanno tutelati i comunisti a Perugia. Vanno difesi, perché sono pochi ma sono simpatici. E quindi a noi va bene così. Peccato che in questa piazza ci siano tantissime persone che hanno voglia di cambiare, perché la sinistra in Umbria ha fatto solo disastri. E quindi è arrivato il momento di cambiare, democraticamente, pacificamente, rimettendo al centro la sanità, gli ospedali da aprire, il sostegno agli agricoltori, il sostegno ai commercianti, il sostegno ai disoccupati dell'Umbria, perché chi sceglierà la Lega in Umbria il 26 maggio a Perugia come in Umbria fa una scelta precisa: i soldi della regione, le case popolari, i posti di lavoro, i contributi pubblici vanno prima agli italiani e poi al resto del mondo. Vanno prima gli italiani e poi quel che avanza al resto del mondo. Quindi sono lontane da me le polemiche politiche. Leggevo che c'è qualcuno che ha nostalgia dei porti aperti. Vi do la mia parola, siccome mi pagate lo stipendio per difendere la sicurezza e i confini del mio paese, finché faccio il ministro dell'interno i porti agli scafisti rimangono chiusi e in Italia non si arriva. Possono denunciarmi, possono processarmi, possono insultarmi, possono minacciarmi, non mi interessa. In Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare, possibilmente dicendo per favore, chiedendo il permesso di arrivare, e sono contento che grazie al decreto sicurezza tanti finti richiedenti asilo siano già stati rimandati a casa loro, perché erano qua a spacciare, a rubare, a scippare, a stuprare, a far casino in piazza Perugia. Quante donne e bambini vedete in piazza Perugia che scappano dalla guerra? E quanti ne vedete di trentenni col cappellino, il telefonino e le scarpe da tennis a non fare un accidente dalla mattina alla sera? Quindi questo è. Amico mio, ma sei volgare, ma la tua mamma non ti ha detto che fare il dito medio non è educato? Ma perché vivi male? Fate un applauso a quel ragazzo che vive male, eh? Ti vogliamo bene lo stesso, dai. No. Ma ragazzi, ma questo è il motivo per cui la Lega vince e vincerà, perché noi non ci siamo mai permessi di andare a disturbare altri che stavano parlando, mai. E poi sono gli antifascisti, siete i primi violenti a non rispettare le idee del prossimo. Se ci fossero i partigiani ancora in vita vi schiferebbero, cari ragazzi, da centro sociale, figli di papà col portafoglio pieno. Andate a far volontariato da un'altra parte, non rompete le scatole, dai. Così si fa. Andate a donare sangue, andate ad aiutare gli anziani nelle case di riposo. Ragazzi, in bocca al lupo, un saluto all'ex governatrice Marini che ha finito di fare danni in Umbria. Grazie per quello che farete. Io spero che si voti il prima possibile in Regione Umbria e il Partito Democratico non la tiri in lungo per paura di perdere qualche poltrona e qualche assessore, e spero che gli umbri possano votare il prima possibile. A Perugia si vota, a Foligno si vota, a Orvieto si vota in tanti comuni, ma soprattutto vi chiedo di darci una mano a Gubbio, sono tanti. Se vinciamo a Gubbio vengo a fare la corsa dei cieli. Perché lì è... Però vi chiedo di fare il possibile e l'impossibile in questi 40 giorni, perché se la Lega vince le elezioni europee, quello che stiamo facendo in Italia lo faremo in Europa e andremo a riportare il lavoro, la famiglia e la sicurezza al centro dell'Europa.
un'Europa che ci ha massacrato con direttive contro la nostra agricoltura, un'Europa che ci ha imposto una legge infame come la legge Fornero, che ho l'orgoglio di smontare mattone per mattone, pezzo per pezzo, restituendo diritto al lavoro e alla pensione a milioni di italiani. E sono curiosi i compagni antifascisti che ce l'hanno con la Lega, ma quando approvavano la legge Fornero erano al centro sociale a farsi due canne, perché non si erano accorti di cosa stava succedendo. E va bene così, ragazzi, in bocca al lupo, viva Perugia, viva l'Umbria, viva la Lega, e grazie per quello che farete. Se voi non mollate, io non mollo e vado avanti come un treno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie di cuore. È commovente come abbiamo deciso ieri sera di venire a fare questa iniziativa in Piazza Perugia e in poche ore si è mossa tanta gente così. Grazie di cuore, grazie veramente di cuore. Sono orgoglioso di essere partito da Roma, di tornare a Roma stasera tardi, perché l'Umbria siete voi e io conto su di voi. Grazie di cuore. Adesso i due candidati alle europee, fate un applauso ai nostri candidati alle elezioni europee. Qualcuno vuole fare una foto? Ragazzi, volete fare una foto anche voi?